Ciao a tutti amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Sto facendo di nuovo la nociata, però questa volta con una ricetta, con la ricetta di Rita, Chef Channel. Trovate le dosi all'inizio del video. Bene, sto tagliuzzando le noci perché se le faccio con il frullatore, mi viene troppo in polvere. Invece devono essere fatte a pezzettini piccolissimi. Infatti mi ricordo che nella zona di Artena, quando abbiamo visto una dimostrazione di come fare questo dolce, le pestavano dentro il mortaio. Quindi le facciamo piccoline, ma non con il frullatore. Poi ho preparato già il miele, l'ho scaldato, l'ho fatto sciogliere. Ecco qua, le noci sono pronte. Io ho fatto una dose piccola, una mini dose, quindi se volete raddoppiate le dosi. Bene, adesso metto tutte le noci dentro il miele caldo, giro e faccio assorbire bene il miele e poi vado a rimettere sul fornello. Bene, ora andiamo a cuocere di nuovo e qui dobbiamo sempre girare per non far bruciare il miele per 10-15 minuti. Il link del canale di Rita ve lo metto in alto. Ok, continuo fino a che non viene bello compatto e il colore deve essere bruno. Io ho messo un miele di mille fiori. Ci siamo quasi. Ecco qua. Ho preparato la carta da forno e ci verso sopra il composto. Le foglie di lauro sono già pronte, lavate ed asciugate. Ok. Adesso devo abbassare, allargare l'impasto, però ungo con una carta assorbente unta di olio, il cucchiaio, perché altrimenti si appiccica il miele con le noci al cucchiaio. Quindi abbasso un pochino così, poi però in qualche modo devo fare con il mattarello oppure anche con un altro foglio appoggiato sopra. Adesso vediamo come riesco a fare. Io sto seguendo naturalmente la ricetta di Rita. Ok, abbasso. Si attacca lo stesso. Ungo leggermente un altro foglio di carta da forno, vediamo se così riesco meglio, lo metto sopra l'impasto, ecco qua, e adesso vedo di abbassare un pochino. In questo modo. Ok, poi cerco di farlo un pochino quadrato perché poi quando dobbiamo tagliare altrimenti c'è un po' di spreco, invece così viene un pochino, ecco qua. Adesso faccio direttamente con il mattarello un po' unto, la tolgo la carta perché si può anche evitare quest'altra carta sopra perché l'impasto è bello duretto. Vediamo un po', riproviamo così. Ecco qua. Ok. E ci siamo. Bene,
bisogna farlo raffreddare un pochino, ma non troppo, deve essere ancora tiepido quando lo tagliamo, in modo che poi quando mettiamo il pezzettino sulle foglie di lauro si attacca un pochino e prende anche il sapore della foglia. Bene, sì, un pochino più preciso sarebbe stato meglio, però va bene anche così. E adesso faccio delle strisce, così. Okay. E poi devo tagliare così in diagonale. Adesso taglio prima, faccio prima le strisce. Magari i bordi, ecco, se togliamo qualche pezzettino, poi lo mangiamo noi, così assaggiamo anche. Lo togliamo questo pezzo. Sì, infatti bisogna cercare di farlo quadrato, rettangolare, di fare i bordi precisi. Adesso vi faccio vedere come si mette sulle foglie, taglio subito. Vi ricordo che questa è una porzione, una mini porzione, eh? Ce ne vengono pressappoco 15, forse 20. Vediamo, eh? Quindi ecco, li adagio sulla foglia, girata dalla parte interna, e poi va ricoperta con l'altra foglia. L'interno della foglia va dentro. Bene, continuo. Ed ecco qua. Naturalmente non va mangiato subito, così prende bene il sapore del lauro. Ecco qua. Va fatto riposare un pochino. Io poi li copro così, li lascio un pochino per attaccare bene con le mani e poi magari girare così come sto facendo io. Così si attacca bene anche quello sopra. Ecco qua. Ok, io ho già assaggiato un pezzettino e vi assicuro che è buonissimo. Non è durissimo, rimane morbido, morbido ma non troppo. Io direi è proprio al punto giusto. Bene, ringrazio Rita per la ricetta che è ottima. Amici, facciamo ancora in tempo a farli perché siamo ancora sotto le feste. Magari come dolcetto per la Befana va bene. Ciao a tutti, vi ringrazio della visione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Bobtail ring.